nulla. Approfitta della situazione, ringrazia, saluta e se ne torna a casa con un punto. Il ringraziamento particolare è rivolto al signor Alario di Civitavecchia, la giacchetta nera, tanto per intenderci, che a nostro giudizio, troppo frettolosamente, ha allontanato dal terreno di gioco Salvatore Fresta, reo di aver inveito nei suoi confronti. A quel punto i grigi, in inferiorità numerica ed in vantaggio di una rete, hanno subito gli attacchi degli ospiti, capitolando poi inevitabilmente. Nonostante il pareggio, l'Alessandri ha tutte le carte in regola per tentare l'aggancio ai primi 5 posti del girone, a condizione che non si commettano ulteriori leggerezze. Dopo 5 minuti Lanzara pasticcia con la palla in area, ma Matteo Rossi non ne sa approfittare. Così come nessun avanti grigio, 3 minuti dopo, raccoglie l'invito di Fresta dalla sinistra. Al 25esimo gli ospiti impegnano toccafondi su punizione. Alla mezz'ora tenta la via della rete anche Benedetti, ma il colpo di testa è centrale. Un minuto dopo Fresta, dopo uno scambio con Matteo Rossi, impegna Cortinovis che ribatte in angolo. Ancora Fresta in evidenza al 36esimo su traversone dalla sinistra di Memo, il colpo di testa termina lato d'un soffio. Al 38esimo è sempre Totò ad impegnare a terra l'estremo bergamasco. La musica non cambia nella ripresa, con i grigi sempre alla ricerca della rete. Al terzo Fresta raccoglie la punizione di Fontana, ma il colpo di testa è centrale. Al nono Cortinovis pasticcia ancora con la palla, Fresta tenta la ribattuta in rete, ma è lo stesso portiere dell'F a ribattere fortunosamente. Al 12esimo Notari Stefano invita Memmo alla conclusione, ma il centravanti grigio non si accorge di essere solo al centro dell'area. Dopo un'occasione ribattuta in angolo da un difensore bergamasco, l'Alessandria finalmente passa in vantaggio. La punizione calciata da Notari Stefano al 24esimo è un urlo liberatorio generale. Irrompe Fontana al 27esimo in area, ma Cortinovis è bravo. Al 29esimo Fresta viene espulso. A questo punto Patrizio Sala toglie difensori e centrocampisti immettendo punte o pseudotali ed al 35esimo raggiunge il pareggio sperato. Pezzoli invita in corridoio Ferraresso che anticipa toccafondi in uscita disperata. Nel contatto deve uscire toccafondi per un taglio alla tibia, 4 punti per lui che purtroppo non servono alla classifica dei grigi e Graziani prende il suo posto.